Hey, ciao, come va? Spero che stiamo bene. Molto bene, io sono il vostro nerd di fiducia e vi saluto da parte di me, il mio canale Miner Live e Anilan Hard, che vi veniamo a portare un'intervista molto carina a Marco Russo Art. Chi è Marco Russo Art? Lo scopriremo in questa intervista. L'unica cosa che vi chiediamo è like, le iscrizioni, la campanella ai nostri canali, perché il video sarà caricato in ambedue i canali. Quindi andate, grazie all'iscrizione, al link, andate a darci un'occhiata, sia al mio che al loro canale. Via! Io direi che senza tante bla bla bla, partiamo subito con l'intervista. Lascia un commento qua sotto cosa ti è sembrata e mi raccomando, condividi il video con tutti i tuoi amici. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti a tutti. Io sono il vostro nerd di fiducia di Miner Live e loro sono... Manuela e Daniele di Anilan, conoscete già. Allora lei è molto timida, se la seconda, ma io la tiro qua. No, che non c'entro. Allora, ci vedete noi, dite, ma chi è questo uomo? Chi è questo Latin Lover con gli occhiali? Beh, io non lo so, chi sei? Ciao a tutti, io sono Marco Russo e sono un illustratore di fumetti e comunque tutta un'altra serie di immagini che si vanno a creare in modo pittorico o digitale, e sono stato invitato dal mio amico Santo a partecipare a questa veramente gradevole intervista. Allora, cioè, quando io ti ho conosciuto la prima volta, me lo ricordo, è stato per caso, no? Lui è andato a mangiare da me. E a un certo punto vedevo questo fenomeno che per ammazzare il tempo disegnava Dante. Ah, ecco, così, cioè, così per ammazzare il tempo, questa Dante è disegnato Dante. Però io, avendo anch'io la faccia del disegno, riconosco quando una persona ha talento. Lui è un fenomeno, ha fatto Daredevil in quanto aspettava per arrivare un panino, ha fatto Daredevil devastante. Io, complimenti, cioè, sai disegnare? Beh, sono un illustratore. Quindi, cioè, ma la domanda è: quando hai scoperto di avere questa passione? Non ne ho idea! La risposta è veramente molto semplice, perché da che ho memoria ho sempre voluto disegnare. È la cosa che ho più voluto fare, ha avuto un inizio ma non ha mai avuto una fine. Tutto ciò che volevo era disegnare, avere gli strumenti per poterlo fare bene. Quindi penso che la descrizione più opportuna, la definizione anzi, sia che è proprio un'inclinazione naturale. Bene, e allora, il primer disegno che hai fatto, tu ricordi che sia stato? No, mia mamma ricorda che da bambino, quando provavo a disegnare, se magari provavo a disegnare un gatto, assomigliava più a un gatto rispetto a quello di altri bambini della solita età, nella prima infanzia. Mi ricordo che quando ero alle elementari eravamo tutti dei grandi fan di Dragon Ball, che a quella, più o meno in quegli anni, usciva in Italia, e quindi tantissimi disegni su Dragon Ball. E quindi, diciamo, lì iniziava la mia strada verso un po' il supereroistico, ovvero questi uomini particolarmente forti, prestanti, che si accingevano a salvare l'umanità. Quindi poi la cosa è continuata, da lettore di Topolino ho iniziato a disegnare tutte le cose Disney, eccetera, eccetera. Quando poi un giorno mi sono imbattuto in un fumetto dell'Uomo Ragno, le cose si sono fatte ancora più chiare. Allora, come puoi vedere, noi non siamo per niente nerd, assolutamente, e quindi la domanda, da una scala di nerdaggine, dall'1 al 10, quanto sei nerd? È abbastanza, abbastanza, perché io, allora, io non sono solo quello che sta dalla parte di chi riceve l'entertainment dei comics, dei nerd, no? Quindi io guardo le serie TV, guardo i film, mi piacciono tutte le cose che in genere piacciono ai nerd. Ma io sono anche un po' dall'altra parte del tavolo, perché produco anche un po' quello che è l'entertainment dei nerd. E quindi c'è bisogno che io lo sia per poter comprendere e amare e avere la passione di andare a creare poi quei personaggi e quelle immagini. Quindi
sicuramente io poi, proprio per carattere, la deformazione professionale più scontata, io faccio le cose che mi creano passione. Non potrei fare questo lavoro se non ci avessi la passione di farlo. Quindi ovviamente per andare a trasmettere qualcosa che piaccia ai nerd soprattutto, è opportuno che lo sia anch'io. Quindi sì, mi definisco nerd, si può dire. Tanta roba. Allora io ti faccio questa aneddota. Quando io ero piccolo come te, anch'io ero fissatissimo con Dragon Ball, soprattutto con il Super Saiyan 3. Prima! E quindi io mi garbavo anche di segnarlo, e finché non mi veniva uguale a quello del cartone, io non smettevo. Infatti mi chiamavano Kira Toriyama, perché chiamavano i Berlfondelli a scuola, no? Cioè, a un certo punto, invece di fare i compiti, capita spesso che io mi perdevo nel disegno. Una maestra mi guardò e mi disse: "Santo, disegnando non potrai mai imparare a casa. Non penso lo faccia nessuno." Cosa le risponderesti a chi dice che a quei bambini che come noi hanno la passione del disegno di dedicarsi a altro, perché tanto l'arte non sfrutta benefici e non porta benefici? Allora, la domanda è complessa, quindi non mi voglio dilungare, però per esperienza, perché nel senso, io avendolo sempre fatto, sia da studente che anche poi da professionista, ho un'idea chiara su quella che è la risposta a questa domanda. Ed è la seguente: l'arte è una di quelle cose, come il disegno, che più la fai più ti viene bene. C'è bisogno di esercizio, c'è bisogno di buoni materiali, c'è bisogno di tutta una serie di cose per farlo. E l'arte è anche un settore molto, molto difficile. E a tutta questa difficoltà si aggiunge, io sinceramente mi sento di dirlo in prima persona, farlo dall'Italia, perché nonostante l'Italia sia un emblema nel mondo a livello artistico, perché noi abbiamo una stragrande, forse la stragrande maggioranza dell'arte e della storia del mondo, però abbiamo una mentalità e comunque delle strutture che non aiutano poi così tanto la nascita, la fruizione, la continuazione dell'arte. Non è facile poter emergere, già non è facile poter emergere come artista probabilmente ovunque, perché è un settore proprio di nicchia, un settore molto particolare, ma soprattutto in Italia ci sono dei svantaggi. Magari parti con uno svantaggio economico, magari non hai la possibilità di andare a bussare alle case editrici all'estero, magari non hai la possibilità di studiare in modo settoriale quello che vuoi imparare, magari non hai la possibilità di andare in giro per l'Italia a tutte le fiere a far vedere il tuo portfolio. Ci sono diverse possibilità che sono difficili da conquistare in Italia, e chi ce le ha, chi ha la possibilità di ottenerle, fa benissimo a sfruttarle. Però diciamo, noi partiamo un pochino con una zampa in meno, partiamo un pochino sicuramente non in pole position rispetto a magari altri paesi che hanno un background financial e economico un attimino più potente. Quindi io faccio questo mestiere non senza difficoltà. A volte ci sono dei periodi di difficoltà, lo considero altalenante. C'è chi si è arricchito e è riuscito a fare di questo mestiere una fonte di guadagno e di successo. C'è chi, come tante volte nel mio settore, ci scherza sopra. Tante volte vedo dei meme, no, online, dove dicono: a me non mi piace avere un lavoro vero, io sono un sognatore, no? E effettivamente noi siamo un po' di sognatori. Lo capisco, lo trovo nella tua stessa situazione. Sì, noi effettivamente siamo dei sognatori, no? Noi condividiamo sogni, andiamo a disegnare dei sogni, cose che non esistono. Però, diciamo, per pagare le bollette può non essere sempre facile. La passione ti può aiutare a resistere. Ovviamente l'essere competente su quello che è un po' il mondo del web, saperti vendere, avere determinati strumenti ti possono aiutare, però ecco, non mi sento né di dire
mettete l'arte da parte, come si suol dire, fate finta che percorrete strade più professionali, percorrete strade che più ti garantiscono guadagno, non mi sento di dirlo. Io preferisco guadagnare 100 euro meno e fare il mio lavoro che tanto amo, tanto mi piace, lo faccio con gioia qui nel mio studio. Mia moglie è la mia prima collaboratrice, si occupa, fa praticamente l'account manager dell'azienda e io mi gestisco da solo e sono veramente contento. Non mi sento neanche però di dare false speranze. Chi vuole intraprendere questo, questo cammino non può pensare che sia semplice, perché è già difficile di per sé. Se poi siamo italiani può essere un attimino più difficile. Allora, senti, un'altra cosa. Io so da qualcuno che, di tua conoscenza, che se muoia a te e anche i tuoi stessi operari, che tu hai fatto qualcosa per la Marvel. Sì, io ho avuto il privilegio di... Guarda, ve lo faccio vedere, aspettate un attimo. Ho avuto il privilegio di avere una collaborazione per un po' di tempo con Simone Bianchi, che è uno dei nomi in assoluto più illustri nel panorama mondiale dell'illustrazione, soprattutto Marvel. Lui ha lavorato anche per DC, ma diciamo è stato praticamente 17 anni in esclusiva per Marvel. È un nome di quelli che sono enormi, è difficile non essere oscurati, non tremare davanti a un nome del genere. E insieme a lui nell'agosto 2018 ho avuto la bellissima possibilità di assisterlo alla colorazione digitale di Fantastic Four numero 1, che è anche un numero estremamente importante, perché è il rilancio della testata che stava subendo veramente era stata un po' messa da parte, non stava soddisfacendo quelle che un po' sono le ambizioni del pubblico. E quindi con nuove storie e con disegnatori del calibro di Esa Dribic come copertinista e Sara Pichelli come disegnatrice delle storie principali, ha appunto riportato in auge quello che sono uno dei gruppi più datati e longevi della Marvel. E nel primo numero c'è questa backstory disegnata da Simone sul Dottor Destino, molto molto bella. E quindi sì, ho avuto il privilegio di collaborare ufficialmente a questa cosa. Allora, quando hai saputo che stavi per collaborare con una bestia sacra, qual è stata la tua emozione? Spiegami, qual è stata la tua reazione? Allora, io ho frequentato l'Istituto d'Arte a Lucca e praticamente proprio dove viene fatto Lucca Comics, in quella piazza principale, e proprio lì vicino, in una fumetteria molto importante, la più importante fumetteria che ci sia in zona, ovvero il Collezionista, Simone Bianchi stava facendo un signing per firmare gli autografi su un suo nuovo libro che era uscito, che era una raccolta speciale con tutti i contenuti speciali del suo lavoro per gli X-Men. E io partecipai a quell'evento e quando terminarono tutte le cose cercai di parlare con lui per sottoporre il mio portfolio. Lui fu contento di quello che vide e mi invitò al suo studio. Quindi diciamo che io lo conosco da diversi anni, circa una decina d'anni, e lui nel corso di questo periodo mi ha veramente permesso di migliorare. Quindi quando poi ha avuto delle necessità per il quale mi è stata data la possibilità nuovamente di collaborare con lui, conoscevo già Simone e il suo lavoro, e sicuramente nasce subito un grande senso di responsabilità, perché Simone è una persona che fa un lavoro così importante che non prevede errori, è troppo in alto, no? È un lavoro troppo importante. Quindi io ho cercato di assisterlo nella maniera migliore, al meglio delle mie possibilità. E sicuramente quando è veramente nata l'opportunità di fare in modo ufficiale questo lavoro per i Fantastici 4, io veramente non stavo nella pelle, è stato contentissimo. Loro hanno scherzato anche sul mio entusiasmo, perché io continuavo a dire di quanto fossi contento. Le persone che collaborano con lui mi dicevano: ah no, non si era capito, forse non l'avevi già detto abbastanza, no? Ero veramente entusiasta, e sicuramente rimane uno
delle lavorazioni più importanti e più piacevoli che abbia fatto. Puoi dirla forte. Tanta roba. Allora, la bella cosa del comic, quello che secondo me a volte, non sempre, ma a volte manca al manga, è proprio la arte del supereroe messa come se fosse un dipinto di Michelangelo. Non so se mi spiego. È arte allo stesso. Però a volte, soprattutto da un pulpito di, diciamo così, babani che non capiscono la magia, una volta sono andato alla tabaccheria per prendermi lo Spider-Man e lo leggevo, andando via mi guardarono male, cioè dicono un uomo con la barba che vuole comprare un fumetto di Spider-Man. A volte il nerd viene catalogato come infantile o immaturo. Ma non è vero, noi siamo ragazzini. Cioè, capito? Quindi, allora, come battere questo archetipo? Come fare a capire che l'arte non è solo un dipinto di Picasso, ma anche una copertina di un comic? E che io, che consumo il tuo materiale, non sono una scoria per la società, lavoro, pago tasse. Certo, allora la domanda è estremamente interessante e io confermo. Come ti dicevo prima, si crea dell'ilarità su chi fa questo mestiere, perché i fattori sono due. Uno, il retaggio del disegnatore è visto appunto come qualcosa di infantile, esattamente come dicevi. Il secondo motivo per il quale diciamo è difficile credere a uno che ti dice faccio il disegnatore di fumetti è perché c'è tanta disinformazione. Allora, qualcuno dice che come stanno cambiando le cose in Europa, perché ovviamente l'America l'ha un po' inventato questo lavoro con i fumetti, no? Ci sono le case editrici più importanti del mondo, anche il panorama francese e di quelli più importanti come quello ovviamente orientale. L'Italia, qualcuno dice che si sta adeguando, ci sono collezionisti, ci sono alcuni che si stanno convincendo del fatto che il fumetto è una forma d'arte. In questo momento, proprio mentre noi parliamo, c'è una grande mostra, la più grande mostra in assoluto di Simone Bianchi, che è a Città di Castello, che è curata da Vincenzo Mollica, che è cioè ha fatto la storia della televisione, praticamente della cultura. Vincenzo Mollica nell'intervista di apertura ha detto una cosa che mi ha colpito, parlando proprio di questo che dicevi tu, Santo. Lui ha detto: io penso con vergogna che in nessun libro di storia si parla del fumetto come arte. Allora, io da chi è dentro nel settore dico sì, sì, hai ragione, bravo, perché il fumetto è cultura. Però mi metto anche nei panni degli altri che dicono sì, ma tu ti immagini di aprire un libro di storia e sentir parlare di fumetto. Ad alcuni può sembrare assurdo, sembra una cosa infantile. Le domande di ilarità, le domande tipiche: ma tu fai cartoni animati? Ma tu come disegni a computer? Tra parentesi, anche, cioè sì, i fumetti si possono fare anche al computer, ma questo non vuol dire che non devi studiare 10 anni per avere la manualità per fare. Cioè, il computer è un mezzo, è un tramite. Però dalle domande, fai cartoni animati, disegni al computer, si capisce che c'è anche dell'ignoranza, perché non si capisce veramente, c'è una disinformazione su quello che è il fumetto, perché se facessero una serie di Netflix come un documentario, un video documentario, un docufilm su cosa vuol dire se con una telecamera che segue un disegnatore come può essere Bianchi, Dell'Otto, Eddie Granov, Alex Ross, e ti fanno vedere il processo creativo massacrante di ore e ore di lavoro, non considerando anni di studio, materiali costosi, la ricerca delle immagini, dei materiali, allora veramente le persone forse si renderebbero conto di cosa c'è dietro. Però a vederlo così, questi omoni colorati e dinamici, si dice ma quella è roba per bambini. Quindi io sono d'accordo e ripeto, penso che i fattori sono due: il retaggio infantile e l'ignoranza sull'argomento. Cioè, ma sai che ora io ti dico per la mia età, io praticamente ora la generazione, diciamo, dei quelli più anziani comincia a essere quello degli anni 80. Negli anni 80 c'era
parecchi nerd, ma proprio tanti. Eravamo tutti, anzi, dovevo far vedere una cosa. Questi erano i giocattoli del nostro tempo. Quindi puoi immaginare che l'evoluzione, insomma, è stata totale poi con l'avvento dei computer, con l'avvento di tutto quanto resto. Però, giustamente, io vedo che più vediamo le altre generazioni che fanno le cose, e più rimpiangiamo gli anni 80. Anche perché è esploso tutto da lì. Certo. Ovviamente, io mi ricordo come fumetti, io avevo una collezione completa di Alan Ford, che mia madre purtroppo, quando sono tornato a casa, me l'ha buttata tutta completamente, puoi immaginare come sono rimasto. Avevo gli originali di Thor, Fantastici 4 e tutta la serie della Marvel, quella proprio vecchia, sparita. Però ho visto proprio la differenza, cioè, tra il disegno che veniva fatto all'inizio e i disegni che vengono fatti ora. E quindi giustamente si adegua, diciamo, ai tempi, o sbaglio? Sì, allora diciamo che è iniziato tutto col tradizionale. Con l'avvento del digitale si è tutto un po' digitalizzato, quindi per esempio i disegnatori hanno iniziato a non solo fare i colori digitale, ma hanno iniziato anche proprio a fare le tavole direttamente digitale. Sicuramente materiali costosi, ma più rapidità, perché c'è più facilità nel correggere. Sì. E c'è stata un'altra evoluzione, forse anche un pochino con questi italiani. L'hanno chiamata Italian Invasion, di questi italiani che hanno riproposto il tradizionale, ma in modo classico, trattino rinascimentale. Cioè, gli italiani, come Bianchi, Dell'Otto e tutta una serie di super artisti tra loro, nel quale io, diciamo, mi sento molto vicino, mi sento in quel filone, in quel percorso, hanno mostrato al mondo che loro potevano disegnare quei personaggi con la stessa classicità delle tecniche di Caravaggio, delle tecniche della pittura italiana più classica. Questo per gli americani è stato incredibile. Li hanno accolti, ne hanno accolti molti. Questi sono comunque tra quelli che sono, diciamo, nella parte più alta, diciamo al vertice del panorama proprio editoriale, sono quelli più conosciuti e più di successo, e hanno anche permesso lo sviluppo di un settore legato al collezionismo, perché persone di tutto il mondo hanno voluto accaparrarsi quegli originali, quelle pagine che stavano andando a leggere. Questa copertina è un dipinto ed era, penso, in vendita. Quindi tu, appassionato, se magari hai anche un background economico che te lo permette, ti potevi andare a comprare una tavola originale, un dipinto originale del tuo autore preferito. Quindi quando poi queste tavole sono diventate più complesse, perché comunque prima i fumetti erano fatti tavola bianco e nero, colore, oppure bianco e nero, colore digitale, disegno digitale, colore digitale. Quando invece è nata la pittura nei fumetti, è stata una roba fighissima. Altri nel mondo, come questo artista che è croato, si sono uniti a questo cammino di pittori, come anche un altro croato che, anzi serbo penso, Eddie Granov, che ha creato praticamente l'Iron Man del Marvel Cinematic Universe. Quindi Alex Ross, che è di Chicago, e lui è comunque un pittore, lavora con i gouache. Quindi comunque la lavorazione dei fumetti si è evoluta, e mi piace tantissimo quella che c'è ora, perché ora c'è il meglio di tutti i mondi. C'è chi lavora in tradizionale, chi lavora in digitale, chi dipinge, e quindi ora c'è anche proprio scelta. Ci sono i collezionisti, ci sono le case, tu ti proponi come sei. Dipingi? Fai in digitale? Non c'è problema, c'è spazio anche per te. Quindi lo considero molto bello. Senti, c'ho una domanda, no? Cioè, allora, per chi è che nel mondo sa che l'arte non ha una faccia, ha diverse, non è solo interpretativa ma anche obiettiva. Cioè, allora, nell'antichità non si disegnava un granché, ma si scolpiva gli eroi dell'infanzia.
queste statue adesso sono leggendarie, sono bellissime, opere d'arte inestimabili. Cosa le ci vuole al fumetto per arrivare in quello stile? Ma io forse è collegato a quello che ho detto prima, penso che ci voglia informazione, perché vedi, quando tu vedi una statua, guarda, vi dico una cosa che considero importante, quando tu guardi una statua, soprattutto perché ne guardi le dimensioni, ne guardi la forma, i volumi, tu subito ti rendi conto che c'è un lavoro dietro. Magari tu vai a Firenze, guardi il Dai di Michelangelo, no? Vedi le vene sulla mano e dici, mamma mia, ma come hanno fatto a rendere un marmo così morbido? Quindi tu, guardando in tre dimensioni quella cosa, che ne puoi vedere l'altezza, la dimensione, la larghezza, ti rendi conto che c'è del lavoro. Questa è la prima cosa che ti arriva al cervello. Vedi questa cosa e dici, oh mamma, quanto lavoro. Quando tu vedi una... Quando tu vedi... Spoiler. Surprise, una cosa del genere... E questo è comunque un dipinto che comunque è quasi un metro per circa 35 centimetri. Non ti arriva la stessa cosa al cervello. Perché? Perché vedendo questi personaggi colorati, vedendo questi personaggi... Vi ho fatto vedere una cosa inedita, tra l'altro. poi. Vedendo questi personaggi, siccome, come si diceva prima, ti danno un che di infantile, l'uomo a roccia, quello che allunga il braccio, quello che fa il fuoco, ti sembra così infantile che non hai quella cosa immediata di andare a capire che c'è del lavoro dietro. Okay. Cioè, io ci sono delle immagini, come anche questa, che per farle bene, perché a farle male ci vuole un attimo, ci possono vedere più di 50 ore di lavoro, che sia una tela, che sia su carta, ma per farlo bene ci vuole tanto lavoro, studio, materiali costosi, ricerca. Quindi quando tu non riesci a capire quello che c'è dietro a quello che stai vedendo, cioè banalmente anche i cartoni animati che noi vediamo hanno un quantitativo di ricerca e lavoro dietro, grafica 3D, ambientazione, colore, studiato poi per l'infanzia, c'è un lavoro dietro. Però tu non riesci ad avere lo stesso approccio mentale che hai davanti a una statua. Quindi secondo me quello che può risolvere il problema è una corretta informazione di cosa voglia dire creare questo tipo di immagini. Io, così una cosa su questo tema, io la chiamerei anche pigrizia. Questa però è ultimamente è uscita questa cosa, perché le persone in questo momento hanno necessità di vedere un qualcosa che è subito finito e che poi successivamente diventa già vecchio. Io ti faccio l'esempio dei libri, no? Perché io scrivo libri fantasy. Per lo scrittore è ancora più difficile questo discorso che dicevi tu, perché lì deve fare uno sforzo maggiore anche aprire il libro, e ci deve impiegare tempo. Quindi è proprio un discorso, come dicevi tu, di retaggio culturale, ma secondo me attualmente è anche un discorso di pigrizia, perché ti faccio un esempio: una persona è più votata a vedere la serie TV di Un Trono di Spade piuttosto che leggersi 14 libri, 15 libri di Martin. Quindi io la vedo anche da questo punto di vista. Quindi certo, questo scrittore, nel mio caso, scusate se mi intrometto, però secondo me ci sta anche questo concetto. È ancora più difficile perché non c'è un'educazione a leggere, non c'è un'educazione a scoprire qualcosa con la propria testa. Quindi, come può essere il disegno, come dicevi tu in questo caso, andare oltre la tavola colorata, non c'è questa propensione. Io la vedo più come pigrizia. Poi, scusate, magari ho... Pienamente d'accordo, pienamente d'accordo. Senti, una domanda, le ultime due, no? Una me l'ha chiesto un fan, anche l'ho chiesto nella pagina, ha detto c'è una domanda per un qualcuno che disegna. Quale sarebbe la domanda? Sono state due molto interessanti per il mio. La prima, la più semplice: se tu potessi disegnarti con un superpotere, quale ti disegneresti? E la seconda, come potresti migliorare la situazione in Italia nel concetto culturale del fumettista? Perché il fumettista viene visto come è quello che dicevano prima. Sì, però soprattutto come potresti migliorare la situazione? Cosa servirebbe? Ok, allora, per la prima domanda vado rapido perché non lo so bene, nel senso,
sarebbe fighissimo poter avere dei superpoteri, sarebbe anche un po' una rogna combattere il crimine nel giustificare il fatto che non sei a casa, al lavoro e rischiare la vita. Sì, sì, quindi lo lascio ai supereroi dei fumetti questo onere. Per quanto riguarda la seconda domanda, è la più complessa che mi avete rivolto stasera. Voglio rispondervi dicendo proprio a livello personale cosa faccio io. Allora, siccome, come ho detto prima, secondo me per cambiare le cose bisogna creare informazione, io seguo sui miei canali social chi secondo me la fa bene e cerco di farla al meglio io. Allora, noi come azienda, Marco Russo Arte e tutte le persone che ci hanno lavorato dietro a questa cosa, il 1° luglio di quest'anno abbiamo tirato fuori un sito nuovo, www.marcorussoart.com. Io ho il sito da tantissimi anni, però non è mai stato così, proprio perché io volevo dare, l'obiettivo era uno, dare una comunicazione opportuna. Che cosa vuol dire la comunicazione? Nel mio caso ha voluto dire questo, che l'utente medio che visita in tot tempo, perché le statistiche te lo dicono, no? Più o meno quanto tempo un utente passa sul sito, in quel poco tempo io volevo che un utente potesse capire cosa io faccio, quindi cosa mi può chiedere. E questa, secondo me, può essere una goccia nel mare della giusta informazione, nel senso, io mi pongo in una maniera che io ritengo opportuna ai fini di far capire alle persone cosa è questo lavoro. Infatti c'è una sezione che si chiama Bisogno di immagini, dove tu trovi tutte le informazioni di cui ho bisogno io per poter capire come realizzare il tuo progetto. Però il fatto che io ti chiedo informazioni, il fatto che dobbiamo parlare, vuol dire che c'è un lavoro dietro. Non è, lo dico in modo semplicistico, poi c'è un lavoro dietro anche lì, però non è come che quando vai sull'e-commerce, premi compra, hai già fatto, domani ti arriva. Io mi voglio trovare a tu per tu con il cliente, voglio andare a creare qualcosa che a lui piace. Quindi il sito è diviso in illustrazione, comics, fumetti quindi, e graphic design. Ho avuto l'opportunità, acquisendo competenze nel corso degli anni, di imparare a lavorare su diverse cose ed è divertentissimo. Cerco anche di fare delle dirette dove mi faccio vedere all'opera, proprio per far capire alle persone quanto tempo ci vuole. Per esempio, nelle scorse settimane volevo fare una diretta breve. Ho preso un foglio bianco, ho iniziato a scarabocchiarci sopra. Mi sono reso conto che erano passata una quarantina di minuti, troppi, veramente tanti per il mezzo web. Quindi mi sono fermato, un paio di settimane dopo l'ho ripreso e ho terminato in circa altri 20 minuti un'immagine che è questa qua. Quindi l'ho fatto in diretta. Ovviamente il lavoro a livello di minuti non è stato poi tanto, però qualcuno potrebbe dire neanche poco. Cioè, per fare una cosa curata a livello anatomico, che abbia un senso, ci vuole del tempo, dei materiali giusti. E così ho parlato e ho spiegato. Infatti ora, questo è proprio il finito, voglio fare una diretta dove lo mostrerò, così lo metto anche disponibile sul sito. Quindi secondo me è tutta una questione di informazione, di comunicazione opportuna. Se il fumetto deve diventare una cosa di valore, le persone devono capire che c'è qualcosa dietro, un lavoro dietro, uno studio, delle cose costose dietro. Forse in questo modo si può dare input a questo settore. Okay. Grazie. Ascoltami, io ho finito le domande, poi... Grazie. Hai risposto quasi bene. Sì, praticamente... con i tuoi discorsi il Poverone ha risposto a tutto quello che voleva. Poi abbraccia i concetti che lui ha detto, abbracciano qualsiasi campo di quelli che poi trattiamo noi. No? Perché noi siamo un'associazione a 360 gradi, noi lavoriamo ovviamente con tutto quello che c'è, non solo comics, come diceva qualcuno. Certo. Quindi ti posso soltanto che ringraziare, un saluto a tutti noi. Qui sotto in descrizione lascio il link per andare sulla pagina web, sulla pagina Facebook del nostro Marco.
Mi raccomando, ragazzi, io sono il vostro nerd di fiducia, loro sono Animalazzo e lui è Marco Arto, un grandissimo illustratore e un grande uomo, ok? Grazie a tutti, vi ringrazio dell'intervista. Se vi fa piacere, visitate il sito www.marcorussoarto.com. Ci sono circa 900 immagini, di cui più di 100-120 sono disponibili per la vendita, e c'è, come vi dicevo, una chiara idea in breve tempo di quello che andiamo a fare. Anche solo per curiosità, visitatelo, e ringrazio voi tre per avermi dato l'opportunità di spiegare il mio pensiero un po' su questo settore. Speriamo di averlo dal vivo, quando potremo rifare gli eventi, insomma. Volentieri. Noi abbiamo degli eventi in programma che purtroppo, non sai, sono stati bloccati, e quindi saremo da tutto al prossimo anno. Avremo degli eventi dove non è proprio comics, ma rientra con i comics, perché noi mettiamo su proprio in evidenza la forma d'arte di tutto quello che ci circonda, e quindi l'abbiamo anche trasportato nel mondo cosplay. Noi cerchiamo anche l'arte nel mondo cosplay. Certo, diventa la cosa proprio a livello a 360 gradi. Molto bello, molto bello. Buon lavoro. Bene, ragazzi, grazie. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti.